Rivoluzione in arrivo a Pirri, i tempi sono ancora incerti, il comune prevede una serie di interventi qui nella municipalità, tra questi anche delle novità per Via Italia. Praticamente il comune dice che ci può essere il tanto per pensare a una rimodulazione, creare più zone pedonali. Alessandro Cocco, lei è il titolare di un negozio di abbigliamento appunto in Via Italia. Cosa ne pensa di questo progetto? Per me sicuramente per il mio commerciante è uno svantaggio, perché stanno eliminando i parcheggi che usano i nostri clienti, che usiamo noi. Quindi comunque per il commercio secondo me è una cosa negativa. Il timore qual è? È che comunque non è una zona solamente pedonale dove tu arrivi, ti fai la passeggiata, qua c'è il supermercato, la gente viene al supermercato, viene da me, va dai clienti, nei suoi negozi di fiducia, capito? È diverso da come si può pensare in via Garibaldi. Ogni zona un po' penso che a suo modo abbia le sue esigenze. Qui attualmente qual è la situazione dei parcheggi? Sono abbastanza? Insomma ce n'è qua, ci sono al parco, qualcosa c'è. Cioè così va bene, ma se li togli insomma. Cioè non. Poi comunque ci vogliamo comodi, capito? Vuoi parcheggiare di fronte, siamo tutti un po' uguali, quindi si sa. Nei fatti si parla di più interventi per Pirri, c'è anche la questione legata alle inondazioni, insomma, sì. Quando piove molto. Cerchiamo di andare su, di puntare su quello, magari, visto che quello è un grosso problema per noi. Siamo in piena, in città. Insomma. Quindi il suo parere da commerciante è che nella Via Italia non servano ulteriori zone pedonali? Secondo me va bene come stiamo bene così. Non serve, cioè proprio per il commercio no, parcheggi, arrivi, noi siamo tranquilli, non abbiamo bisogno di niente, secondo me. Poi ognuno magari ha il suo pensiero, io la penso così.